Angelo Caroli, come è nato Luxury in the World? Chi sono i soci fondatori? Allora, i soci fondatori sono Nadia Murabet, che si occupa dell'internazionalizzazione, quindi ha rapporti con diversi paesi per quanto riguarda gli accordi internazionali, Carlo Piazzoli, che è l'altra persona che ha fondato con me questo progetto, che si occupa un po' della parte operativa, della parte commerciale, quindi di aggregare le aziende e di strutturare quelle che sono il principale progetto, che è quello del salone del lusso itinerante. Quindi la mission che risultava allo startup qual era? La mission è quello di aiutare le imprese italiane che hanno assolutamente necessità di fare fatturato all'estero, e quindi nasce un po' dalla mia esperienza. Io sono 30 anni che mi occupo di benessere, abbiamo aperto diversi spa in diverse città del mondo e in tutti i paesi che ho frequentato in questi anni ho visto un grande interesse per il prodotto italiano. Quindi diciamo che l'obiettivo principale di questa iniziativa è quella di portare le eccellenze del Made in Italy nel mondo, che è una delle cose che in assoluto ci caratterizza nel nostro paese. Quindi quali sono stati i primi step? Il primo step è stato l'aggregazione di 100 aziende di vari settori, dal food all'automobilismo, ai mobili, agli accessori, ai gioielli. E l'aggregazione di queste aziende ci ha permesso di fare questo salone del lusso nel centro di Milano dal 28 a novembre, 1 dicembre, che ha manifestato molto interesse sui mercati internazionali, perché abbiamo avuto la presenza di diversi buyer, diverse istituzioni a livello internazionale. L'obiettivo è quello di farlo diventare itinerante, cioè l'obiettivo è quello di fare il prossimo salone a Dubai, ad Abu Dhabi, New York, San Paolo, Mosca e diciamo le città principali che sono interessate al nostro prodotto, perché le eccellenze italiane sicuramente sono la nostra vita, insomma, dell'Italia, insomma, quello che non possiamo, di cui portiamo molta soddisfazione. Con quali criteri sono state scelte le aziende partecipanti? Abbiamo fatto diversi accordi con le regioni italiane, in primis la Calabria, la quale ha fatto un bando per le aziende più importanti e più interessanti, non solo a livello di capacità produttiva, ma anche a livello di struttura organizzativa. Quindi la selezione è stata fatta direttamente dalle regioni e successivamente noi abbiamo fatto la conferenza stampa presentando il progetto alle aziende che si sono presentate al bando e poi le abbiamo portate all'interno del Salone di Milano. Quali tipi di convegni si sono tenuti in questi 5 giorni? Ma i convegni erano basati sull'internazionalizzazione, sui problemi doganali, sui problemi fiscali, sull'interesse da parte dei vari paesi a portare il prodotto all'estero. Quindi abbiamo fatto 4 giorni di convegni che sono stati organizzati dalla Giulia Parini Bruno, che hanno anche lì manifestato un forte interesse nel mercato, specificatamente del mercato estero. Si tratta di piccole e medie imprese o di grandi imprese? Ma le aziende che abbiamo selezionato vanno da 1 milione di euro di fatturato fino a 30-40 milioni di euro di fatturato. Diciamo che sono piccole e medie imprese, ma c'è anche qualche azienda un po' più grande, proprio perché anche loro in questo momento sono molto stressate finanziariamente e hanno bisogno di fare sistema e di fare fatturato. Perché il piccolo imprenditore ha ancora paura a portare la propria azienda all'estero? Io l'esperienza che mi sono fatto in questi mesi, perché io poi ripeto mi occupo di benessere integrato da sempre, è legato alla incapacità di gestire la relazione internazionale, alla lingua, al problema della lingua, al problema doganale, al problema di non riuscire a capire che tipo di sistema utilizzare per vendere all'estero. Noi abbiamo creato questa organizzazione proprio per dare supporto a queste aziende, piccole e medie imprese, e dare la possibilità di portare direttamente all'obiettivo, che è quello di farli incontrare il mercato estero o comunque i buyer o imprenditori e investitori esteri. Quindi come vi organizzate? Fate anche formazione? Abbiamo con l'AESE, la European School of Economics, abbiamo fatto un accordo, una partnership molto stretta, perché nell'accordo e nelle visite fatte nelle varie ambasciate, nei vari consolati, la manifestazione di interesse era specificatamente legata alla formazione. La maggior parte dei consoli hanno chiesto di strutturare dei programmi formativi per il mercato estero e quindi abbiamo fatto questo accordo con l'AESE proprio per far sì che si occupino loro poi della formazione nelle varie attività, dal fiscale al legale alla produzione del prodotto. Quindi l'idea è quella di fare un programma formativo oltre che portare il prodotto all'estero.
Sì, perché credo che uno dei problemi sia proprio la burocrazia all'estero. Ma la burocrazia credo che sia un problema ovunque. L'idea di lavorare direttamente con le istituzioni ci fa bypassare questo problema, perché un piccolo imprenditore di Catania che fa magari gioielli o che fa abiti su misura, mi riesce difficile immaginare che possa andare a Mosca o a San Paolo, a Dubai da solo. Con l'accordo direttamente con le istituzioni, noi adesso stiamo ragionando direttamente con lo sceico di Dubai, con il console degli Emirati di Dubai che è stato anche al Salone del Lusso, con diverse istituzioni, con le Camere di Commercio che agevoleranno sicuramente l'apertura dei mercati esteri per le nostre imprese. Se un'azienda d'eccellenza italiana volesse mettersi in contatto con voi, può farlo direttamente o siete voi che andate a cercarli? No, di solito veniamo cercati o direttamente li cerchiamo anche noi, perché facciamo una selezione. Ci sono dei criteri di selezione, perché l'azienda deve rispettare dei canoni, tipo il fatturato, tipo i bilanci. Ci vogliono almeno 2 o 3 bilanci che siano, non dico assolutamente positivi, ma che non siano dei bilanci in forte perdita. E poi ci sono delle visite sul posto per verificare direttamente la capacità produttiva dell'azienda, ma la cosa principale è legata all'imprenditore, cioè noi guardiamo in faccia l'imprenditore e cerchiamo di capire se è un imprenditore che ha veramente voglia di portare il suo prodotto all'estero e se ha la passione, perché poi tutto viene spinto dalla passione, al di là del fatturato. Noi purtroppo siamo in Italia, siamo aiutati poco in questo momento, sia dalle banche che dal nostro sistema politico, e noi cercheremo di dare una spinta e un aiuto alle persone che hanno bisogno di fatturare e di reggere il sistema. Ho letto che è stato presentato anche un pass in questo convegno, di che cosa si tratta? Il pass è un sistema per diffondere meglio la nostra comunicazione. Infatti nel Salone del Lusso fatto al Palazzo dei Giuriconsulti c'è la possibilità di ricevere delle informazioni costanti anche sui convegni e sulle varie attività che si sono svolte attraverso un sistema che tecnicamente non le so spiegare, però è un'iniziativa molto interessante anche per le aziende, che può creare un database un po' più concreto, un po' più vasto. Visto che il Salone si è svolto a Milano, in vista dell'Expo 2015 avete già dei progetti? Adesso il progetto è concentrarsi sul 2014 e cercare di fare almeno 3 saloni, di cui uno a Milano nello stesso periodo di quest'anno, quindi novembre 2014, e poi abbiamo selezionato Dubai, Abu Dhabi e probabilmente New York. Adesso stiamo trattando per capire dove farlo e in che modo farlo, però l'idea è portare quelle 40-50 aziende italiane in questi paesi per iniziare a creare un po' di sistema a livello, diciamo, di business, di fatturato, di transazione economica. Quindi secondo lei l'azienda Italia uscirà dalla crisi e quando? Non sono sicuramente la persona più adatta. Io sono un imprenditore che mi occupo di benessere, amo la vita e amo il mio paese, e secondo me se tutti ci aiutiamo e lavoriamo in cooperazione è molto probabile che si esca prima, però diciamo che l'aspetto più importante è quello politico. Bisogna riuscire a fare delle leggi e dei sistemi che sono più agevoli per l'imprenditore italiano, che oggi non riesce a fare impresa perché non ha nessun tipo di aiuto da parte del nostro sistema politico. Siete l'unica azienda italiana che ha aperto delle spa all'estero. Come avete fatto? Quali sono queste spa e come sono organizzate? La mia preparazione arriva da quando ero ragazzo. Mi sono preparato negli Stati Uniti, ho sviluppato un metodo assolutamente innovativo nell'ambito dello stile di vita del benessere. Abbiamo aperto a Milano la prima spa, il primo centro, il club, perché poi non è una spa ma sono dei centri dove viene programmata una superiore qualità della vita attraverso un sistema di lavoro e un metodo. Da lì abbiamo iniziato a lavorare diciamo Porto Cervo, Cortina, Forte dei Marmi, e piano piano ci siamo portati all'estero perché abbiamo trovato degli investitori che erano interessati al nostro modello di business. Attualmente siamo in Spagna, siamo in Russia, stiamo discutendo alcune aperture negli Emirati e anche negli Stati Uniti. Diciamo che in questo momento la qualità della vita è un bene straordinario, quindi noi cerchiamo di far stare meglio le persone attraverso un'analisi delle esigenze, delle aspettative e degli obiettivi, per arrivare poi a costruire un programma integrato di benessere, perché poi noi siamo quello che vogliamo. Insomma, dobbiamo cercare di capire qual è il problema prima di programmare
prima di dare una soluzione specifica, e quindi è un sistema assolutamente innovativo che viene integrato con l'alimentazione, lo stile di vita, l'attività fisica corretta, perché di base non si possono dare soluzioni se non si conoscono le esigenze delle persone. Quindi il nostro metodo prevede un'analisi iniziale per capire qual è il problema, che può essere non necessariamente estetico, ma può essere anche mentale o posturale o anche di autostima, perché spesso manca l'autostima e poi uno si accartoccia su se stesso, insomma. Quindi cosa troviamo nelle spa? Ci sono delle piscine, ci sono dei centri massaggi? Dipende dal tipo di spa. Ci sono piscine, ci sono trattamenti, ci sono attrezzi per il fitness, ci sono degli specialistici, facciamo anche medicina estetica, estetica additiva dei denti. Ogni spa ha una sua caratteristica, ma la base, il fondamentale, è quello legato al concentrarsi sulla persona per individuare qual è il problema che la persona ha, insomma, e su quello poi si costruisce un piano di lavoro specifico in base alle esigenze rilevate. In chiusura, un ringraziamento ai partner che stanno lavorando su questo progetto. Ringrazio Nadia Murabet, che è sicuramente la persona che ci ha dato la spinta più importante a livello internazionale attraverso i suoi contatti e le sue relazioni, la sua capacità emozionale di fare impresa. Mi ha dato una grande carica, perché in realtà è un progetto a cui io sto dedicando parecchio tempo, un po' per aiutare le imprese italiane, ma per dare un po' anche un po' più di valore al nostro paese. E infine Carlo Piazzoli, che è l'altra persona con cui lavoriamo a stretto contatto, che è una persona inesauribile a livello di energia, che è la persona che si sta occupando di contattare e di creare relazione con le aziende a livello nazionale.